Ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi, come avevo promesso al nostro amico che mi segue moltissimo, voglio dedicare questa lezione a un argomento, sinceramente, che non ho mai affrontato in fase didattica, ovvero come, tirare giù gli accordi, o cosa utilizzo io, quali metodi utilizzo io per tirare giù una stesura di accordi di un brano. Allora, premessa, come dicevo prima, è un argomento che non ho mai avuto modo di, cioè non ho mai avuto l'occasione, in fase didattica appunto, di affrontarlo. Ci provo. Non è semplice perché ognuno di noi ha un proprio metodo e soprattutto ognuno di noi ha una capacità a livello di orecchio, di ear training, chiamiamolo come preferite, è diversa. C'è chi fa più fatica, c'è chi gli viene più naturale, c'è chi ha l'orecchio assoluto, c'è chi associa delle sonorità a un accordo preciso, quindi fa molto prima. Allora, nel mio caso, diciamo, è una via di mezzo, ovvero di partenza non ho un grande orecchio, però mi sono accorto che ormai è 20 anni esatti che suono e l'esperienza e soprattutto l'ascolto hanno fatto un po' la differenza su questo piano, ovvero il suonare tanto, studiare tanto e ascoltare tanto, anche se non avessi voluto un po', diciamo, il mio orecchio si è sviluppato automaticamente. Quindi il primo consiglio, first tips, è l'ascolto, ragazzi. L'ascolto è la cosa principale. La trascrizione, come avevo fatto l'ultima lezione o la penultima, trascrivere è fondamentale nella musica. Penso che tutti i musicisti grandi e non nella vita debbano prima o poi affrontare anche questo tipo di studi. Si apre un nuovo mondo e appunto il nostro orecchio usufruisce. Chiusa parentesi, cosa utilizzo concretamente io? Quali modi, quali metodi e quali programmi utilizzo per buttare giù gli accordi? Perché, come avevo detto appunto nella lezione delle trascrizioni, le prime cose in genere che faccio quando trascrivo un brano o comunque una parte di esso o un solo, mi piace, mi sembra la cosa migliore scrivermi la successione armonica e, nel caso di un brano cantato, anche la melodia. Questo mi permette poi di assimilare meglio tutto ciò che riguarda il brano e mi rimane più comodo poi anche tirare giù la parte di basso. Questa è appunto una cosa mia, poi c'è chi ha altri approcci a questa cosa. Ci sono C'è un programma che io vi consiglio perché costa poco e quando io lo acquistai, tipo nel 2013-14, giù di lì, mi cambiò la vita perché consente di. È un semplice player audio, cioè un lettore audio. Credo ci sia per Mac che per Windows, credo. Mi sembra. E vi metto una foto del programma e questo mi consente di appunto aggiungere la traccia al brano che voglio e prendere delle parti, anche una nota, metterla in loop, regolare la velocità, quindi se è una cosa che se è un passaggio di Victor Wooten a 2000 mi consente, anche riducendo la velocità proprio fino al 40%, di ascoltarlo sempre intonato, nel senso, a volte programmi quando rallenti la traccia,
ovviamente cambia anche un po' l'intonazione. Questo programma è formidabile. In più, appunto, mi consente di mettere a loop delle parti e tante altre cose. Quindi, Transcribe si chiama, vi indico tutto ovviamente. E, io inizio appunto, come dicevo, dagli accordi. Allora, come fare? Innanzitutto, una cosa buona è scrivere subito il semplice, ovvero se è un brano complesso e vogliamo proprio scrivere come se io sono pignolo, a volte anche nei brani dove ci sono accordi parecchio complessi, comunque con tante alterazioni o tante estensioni, mi piace scriverli nel modo giusto, quindi non solo maggiore, minore. Comunque, l'inizio è proprio distinguere maggiore, minore o se è un accordo diminuito o aumentato, quindi le triadi, le famose triadi. Quindi una volta fatto questo, che già comunque a livello solo di ascolto, quindi senza lo strumento in mano, personalmente riesco a capire se un accordo è maggiore o minore o se è un rivolto. Proprio per esperienza, non per capacità personale, ci mancherebbe. Questo già mi basta quindi trovare quali note sono, quindi che accordi sono, trovo le toniche praticamente, e poi capisco con l'orecchio se è maggiore o minore, quindi do maggiore, la minore, eccetera. Allora, vi propongo per iniziare, per chi comincia, un brano a livello armonico molto semplice. Partiamo senza andare a cercare chissà che. Careless Whisper di George Michael, famosissimo brano che ha un intro di sax che penso conosca anche chi è morto prima che lui lo scrivesse. Eccetera, ve lo metto e vi faccio vedere cosa succede. Re, Si bemolle, La minore. Allora, ovviamente sento dalla sonorità che il brano è minore perché questo è proprio uno degli step principali dell'ear training, la distinzione tra minore e maggiore in un accordo, una tonalità. La tonalità qui è minore, sente che il brano ruota tutto intorno a un andamento armonico minore. Per questo comunque vi rimando sempre al mio corso di armonia applicata. Cosa ho fatto? Ho trovato velocemente, un po' perché comunque, vabbè, lo conosco questo brano, un po' perché trovata la prima nota, ho sentito subito che l'accordo successivo era una quarta sopra, una quinta sotto, quindi il sol. Si bemolle, e anche qui, una volta che ho trovato il sol, ho sentito che c'era una terza minore, quindi si bemolle. E poi scende di un semitono, quindi è abbastanza semplice questo brano. E successivamente ci ho associato con l'orecchio la qualità dell'accordo, quindi ho sentito il re minore. Quattro accordi che poi sono, se non mi ricordo male, non ci sono grosse variazioni, sono gli accordi principali di tutto il brano, sono Re minore, Sol minore, Si
anche perché la linea del sax inizialmente mi indica proprio che siamo su un accordo di re minore, perché parte dalla nona, buona cosa per il sassofonista, mi, re, la, fa, quindi nona, ottava tonica, quinta, terza minore di re. Sol minore, il sax fa una quarta, una terza minore, una settima minore e una quinta. Poi abbiamo noi il si bemolle maggiore di accordo, il sax fa semplicemente ottava, settima maggiore, quinta e terza maggiore in tonica, e poi fa una scala. Ora questo mi viene in mente al volo. Sì, il giro è questo. Una scala di La minore con la nona bemolle, detta frigia. Ok, quando voglio appunto essere più pignolo, quindi scrivere eventuali settime, non eccetera, il discorso allora cambia un pochino. Allora io faccio in genere tutto con il basso, ovvero proviamo, faccio vedere. In questo caso è molto semplice, però di solito faccio così. Allora, primo accordo, lo metto in loop. E ci suono sopra e ci provo le note che ci potrebbero essere, quindi la settima. In questo caso non ce la sento, quindi sento esattamente la triade di re minore, quindi la scrivo re minore, primo accordo. Secondo accordo, provo a metterlo. Allora, la tonica abbiamo, la terza minore abbiamo, la quinta giusta abbiamo, ma c'è anche un altro, c'è un fa, sente molto bene. Quindi è un accordo di sol minore settima. Scrivo, vado avanti, non so se questa lezione sarà apprezzata perché è un po' macchinosa. Terzo accordo, la triade l'abbiamo, si bemolle maggiore, c'è anche un la, infatti il sax suona anche la, quindi è un si bemolle major 7, quindi si bemolle maggiore con la settima maggiore. L'ultimo accordo, dove il sax fa appunto questo. Provo le note, non ci sento niente di aggiuntivo oltre alla triade, quindi è un semplice La minore. Allora, ovviamente qui si parla di un brano veramente semplice a livello armonico, poi suonarlo è un altro discorso, però ecco, il metodo all'incirca è questo. Io ho tirato giù anche brani dove ho speso più tempo a tirare giù l'armonia che la linea di basso proprio, però è una cosa che a me piace. Altro modo, per chi ne è in possesso, ora non so se si vede, faccio un attimo così, è utilizzare una tastiera, quindi suonare sopra anche chi non è un pianista, non sono un pianista, però mi trovo, ad esempio, a volte se non ho basso dietro, se non ho voglia, se mi torna meglio per molti motivi, suono sopra al brano e cerco le note con la tastiera, quindi questo è un altro metodo. Altro consiglio
un settore giusto, sì. Altro consiglio è quello di, per migliorare gli earth training, fare proprio esercizi su questo aspetto della musica. Per fare questo ci sono, scusate, o dei metodi didattici, che magari vi scrivo per chi è interessato, oppure anche ultimamente con la tecnologia. Mi sono divertito nel tempo a fare con le app sul telefono, sia Windows, sia Android che Apple, differente, ce ne sono tantissime, nelle quali ti mettono l'accordo, te lo devi scegliere tra diverse opzioni, oppure ti mettono gli intervalli, quindi che intervallo è questo? Settima minore. Ovviamente all'inizio è tutto complesso, poi però può essere divertente, può essere che uno fa come me, ci passavo 12 ore a giorno, no, scherzo, magari uno ci passa una mezz'oretta così, diciamo, leggera sopra ogni giorno, magari si diverte anche, e questo è tutto, come si dice, un immagazzinamento di nozioni utili allo studio della musica. Ragazzi, allora mi fermo qui. Se ci sono domande o se volete che approfondisco ancora, magari in un'altra lezione prendo un brano un po' più difficile, si vede un attimo insieme, o se avete anche suggerimenti dei brani che volete capire armonicamente, eccetera, scrivete tutto sotto il video. Per me è solo una cosa positiva, cioè mi date idee e mi date nuovi stimoli per i futuri video. L'unico favore che vi chiedo è quello di mettere un mi piace, sempre se vi piace, e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ma non per una mania di protagonismo, quanto più persone ho che mi seguono e più ovviamente le mie lezioni hanno un senso, diciamo. Le farei anche per tre persone, perché a me piace proprio. Però, insomma, se vengono apprezzate e se riesco a coinvolgere più persone possibile, il mio entusiasmo aumenta ancora di più. Allora, mi sono dilungato abbastanza, sì. Quindi vi auguro una buona serata e spero che comunque sia stata abbastanza chiara la lezione, perché, ripeto, era la prima volta che affrontavo l'argomento in fase didattica e, come sapete, un conto le cose saperle, un conto è spiegarle, non è mai semplice. Vi aspetto al prossimo video e mettete un mi piace se vi piace. Ciao a tutti!